Buonasera Riccardo Ricciardi Movimento 5 Stelle, bentornato. Buonasera. Movimento 5 Stelle che correrebbe da solo e quindi qualcuno direbbe favorisce le destre, forse a questo punto essendo uscito il principale ostacolo in campo per ritornare con il uh, Partito Democratico nel centro-sinistra, potrebbe rivedere la sua posizione. Allora, il Movimento 5 Stelle ha corso da solo tanto anche in questo Parlamento, perché alcune leggi, come quella Cartabia, che noi abbiamo contrastato per non dare la prescrizione ai mafiosi, l'abbiamo contrastata solo noi. Qui sento parlare di diritti civili, ma la legge sul fine vita l'abbiamo portata avanti noi e ce l'hanno affossata tutta la destra, parte del PD e tutte quelle robe che ci sono al centro. Qui sento parlare di PNRR e il PNRR l'ha portato Conte in Italia. Sento parlare di queste formazioni di, eh, con nomi altissonanti, famiglia liberale, socialista. Qui stavano facendo un accordo sulle poltrone. A destra l'accordo sulle poltrone è riuscito. E si spezzeranno il 26 settembre, perché io sono disponibile a venire in trasmissione qua il 26 settembre a commentare Forza Italia e parte della Lega che si stacca da Fratelli d'Italia 100%. E adesso l'accordo la sulle, sulle poltrone a sinistra. A sinistra, per modo di dire, diciamo in quel rimasuglio di centro non è riuscito, ma si è parlato per un mese i problemi degli italiani, la responsabilità, tutto quello che dobbiamo affrontare, ma i programmi chi li sta affrontando? Noi abbiamo questi nove punti e si parla di problema sulle bollette e sull'energia qui abbiamo un problema. Ma non vi enorme. volete rincontrare su questi nuovi punti? Se oggi Enrico Letta dice no... che l'Agenda Draghi aveva dimenticato l'Agenda Draghi. Di L'Agenda Draghi, Draghi no. le do una notizia: l'Agenda Draghi non è niente. Ecco, non esiste. Ma siccome adesso è un detto... titolo, è Finalmente. un nome l'agenda Draghi cos'è l'Agenda Draghi? No, manteniamo Finalmente. la calma. Oggi l'ha detto persino letta quello eh, che più o meno sta dicendo. Eh, lei. Allora questo male. non è il mh, presupposto per un accordo? No. Ma non sia troppo Ma... tranciante perché se poi tra tre giorni cambiate idea anche a voi vi dicono eh allora Guardi, lo sapevamo. Allora, Letta è com ha cominciato dicendo non farò accordi con chi non ha votato la fiducia a Draghi, poi ha frantumato tutto per ricorrere frato Ianni che non ha mai votato la fiducia a Draghi. Qui sento dire abbiamo sbagliato frontrunner, il nostro front runner era Calenda, Calenda però ha fatto retromarcia, è andato da un'altra parte. cioè... Quale credibilità una coalizione che si è messa, ripeto, a cercare persone che poi... Calenda, oh, Calenda avesse un 20%, ma Calenda ha un, una, un partito che è dato al 3-4%. Si sta rincorrendo Di Maio, cioè si uh -huh. voleva candidare Di Maio vicino Bibbiano. Dopo che Di Maio ha insultato il PD dicendo di che era il partito di Bibbiano, si voleva candidarlo nelle liste del PD vicino a Bibbiano. Ma quale credibilità? sono questi i temi di cui parlare? Via. E allora Marilena ha parlato Conte anche, così vediamo che mi dice Ricciardi. Eh sì, Veronica, perché ha spiegato il fatto di aver richiuso le porte anche ieri molto nettamente a all un'eventuale alleanza con il PD, dice il Movimento 5 Stelle non chiude le porte alle componenti sane del paese che vogliono perseguire un'agenda sociale vera e il PD che si è chiuso le porte da solo e si è incastrato da solo noi nelle ammucchiate, dice Conte, non entriamo Ma è veramente così o è la volpe l'uva perché il PD ancora non ve l'ha chiesto? No, no, è davvero così perché il PD non sta offrendo una proposta di paese non ha più offerto una proposta di paese di agenda sociale, di diritti dei lavoratori di scuola pubblica e di sanità pubblica sta rincorrendo delle ammucchiate qua e là e delle poltrone il PD farà la sua strada in bocca al lupo Ricciardi la realtà è, al di là delle teorie, che il PNRR, che sono 200 miliardi e che è stata una nuova idea di Europa con il debito comune europeo portato in Italia da Conte, Fratelli d'Italia, votò contro. Per votare contro Conte, votò contro l'Italia, Fratelli d'Italia. Quindi se era per loro, oggi 200 miliardi in Italia non c'erano, però nel programma ci hanno scritto il PNRR. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia stanno votando in Parlamento da 3-4 anni differentemente, ogni giorno. Quindi, io voglio vedere dove trovano la coesione. Ma il programma ce l'hanno già detto, ce l'ha detto prima la Gardini. Eliminare bonus, cioè si parla del super bonus che ha rilanciato un settore come quello dell'edilizia, un una, eh, provvedimento elogiato in Europa. Vogliamo eliminare il super bonus? Benissimo, eliminatelo. Volete eliminare i sussidi perché il reddito di cittadinanza è un milione di poveri, un milione di poveri che finalmente hanno un qualcosa da mettere insieme il pranzo della cena, andate da questo milione di poveri e ditegli che domani gli togliete il reddito di cittadinanza. Ma se avete questo e timore non cosa... vi dovreste cercare di alleare in qualche no, modo per cercare di andare al governo? Mi allora, scusi. Eh, non... allora, il voto utile: il voto ut se uno vuole fare un voto utile per portare avanti determinate istanze. Deve votare il Movimento 5 Detto Stelle. Detto questo, se non governate, se, però ci avete poco poi da io fare. Divettano portare delle di testimonianze. Se io devo andare. noi in... cambiamo la legge elettorale. Allora, eh, anche sulla farlo. legge elettorale noi eh. l'unica proposta seria che c'era in Parlamento eh. era il Movimento 5 Stelle Serio, e, ma... non voluta, e non l'hanno voluta fare, e la maggioranza non ce l'avevamo. Eh, quello purtroppo è andato di fatto. Allora, a me dal 2013 che dicono se vuoi cambiare le cose e vuoi farle, ti devi alleare. L'abbiamo fatta nel 2018, abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, abbiamo fatto la legge anticorruzione più severa d'Europa, abbiamo fatto il taglio dei parlamentari che tutti dicevano, ah il Parlamento, io mi ricordo Berlusconi diceva i parlamentari sono troppe, il taglio dei parlamentari mm -hmm. l'abbiamo fatto noi. Quindi il programma del centrodestra sarà tagliare queste cose, tagliare il minimo. Che ci vuole per queste persone e dovete andare a dire che gli tagliate il reddito di cittadinanza a un milione di persone. Per cosa? Per aumentare si i fermi. soldi in armamenti, perché il saggio insomma. C'è anche questo. Eh... Allora ho finito il tempo a mia disposizione, quindi ringrazio Riccardo Ricciardi.